Amici di Formula Italiana Team, buonasera e ben ritrovati in questo nuovo studio pre-gara con la Master League 2018-2019 che arriva al suo sesto appuntamento, come abbiamo visto nel corso della settimana, proprio in quella di Monaco, nell'insidiosissimo circuito di Monte Carlo, che veramente è un po' uno spartiacque di ciò che rappresenta la vecchia Formula 1 e ciò che invece è la nuova tradizione con questi nuovi circuiti sempre più all'avanguardia. Prima di tuffarci comunque in clima Monte Carlo con i soliti giri di interpretazione, vedere cosa è successo negli anni passati, abbiamo un video ancora una volta molto speciale ad approfondire, insomma, il discorso sia del nostro staff che della nostra community. A voi quindi questo piccolo video speciale, breve breve, ci vediamo tra pochissimo. Amici di Formula Italian Team, vi porto a fare un giro dove nasce il nostro magazine, la settimana Fit, o meglio dove si assembla, perché quest'anno per fortuna il magazine lo scriviamo a 10 mani. Prima di tutto voglio ricordare i miei colleghi di redazione, Luca Flaminio, Alessandro Capuozzo, Danilo Vitetta e Patrick Speri. La compilazione del magazine richiede parecchio tempo. Il magazine di ciascuna settimana parte infatti la settimana precedente, quando si cominciano a mettere su i servizi di introduzione sugli appuntamenti, la pista, i ricordi storici, insomma anche qualche editoriale, come è successo dopo il Gran Premio di Spagna. Man mano che la direzione gara emette i risultati ufficiali della settimana precedente, si cominciano ad aggiornare le classifiche pre-gara da pubblicare. Si caricano prima i dati su un foglio di calcolo, anzi, per la verità, su più fogli collegati tra loro, perché per ogni categoria c'è un foglio con la tabella piloti, uno per quella costruttori ed uno per i punti licenza. Quindi si fa il controllo con le classifiche pubblicate e infine, se tutto è corretto, si caricano i dati sul magazine. Questo va fatto per ognuno dei quattro campionati. Nel frattempo Alessandro mette, per così dire, nel mirino il personaggio della settimana e comincia a preparare il canovaccio dell'intervista, che comunque si sviluppa in funzione del personaggio stesso. Il primo, ricorderete, è stato Davide Bertotti, Magic, uno dei senatori dei campionati FIT. Poi inizia la settimana di gare e cominciano ad arrivare i report degli inviati sul campo, sempre attenti e puntuali, a parte a volte qualcuno di cui, per riservatezza, non dirò che è una delle voci delle nostre live. Ci sono molti modi per scrivere le cronache. C'è chi preferisce rivedere interamente la gara, fermandola nei punti significativi. Ciascuno adotta il metodo che più gli si addice. Intanto, a conclusione di ciascuna gara, mi è possibile compilare i risultati provvisori emessi dal gioco, incluse le penalità e i giri veloci. A questo proposito, sfrutto l'occasione per un accorato appello alle regie, affinché quando i piloti sono più di 14, che è il limite della schermata del gioco, non perdano la buona abitudine di farle scorrere fino in fondo, perché queste informazioni per noi sono vitali. Il mercoledì è una tappa intermedia importante, perché approfittando del giorno di pausa si mettono a punto i servizi su Sport e Pro League, in attesa del tuffo frenetico del fine settimana, quando abbiamo la Master al giovedì e la Prime al venerdì, con l'esigenza che tutto sia pronto e impaginato al massimo il sabato sera. Questo è il nostro contributo, al quale non escludiamo, strada facendo, di poter aggiungere qualche altro contenuto. Mi preme dire che alla base di tutto c'è la passione, che credo sia condivisa dalla quasi totalità di noi, passione senza la quale non si andrebbe da nessuna parte. L'impegno, anche se è, diciamo, oneroso, è comunque fonte di scambio di opinioni, di qualche sorriso, episodio divertente o anche qualche episodio imbarazzante, come quando si tratta di attribuire il flop della settimana senza rischiare minacce a mano armata. Spero, anzi speriamo, che il nostro lavoro sia apprezzato e contribuisca a rendere più piacevole la vita della nostra community. Un saluto, un caro saluto a tutti voi, anche a nome dei miei colleghi, da Massimo Basile, GIL27. E allora un ringraziamento ovviamente a Max Basile, redattore, così possiamo chiamarlo, del nostro Fit Magazine, pronto sempre nel fine settimana sul nostro forum www.formulaitaliantim.com
www.formulaitaliantim.com. E visto che siamo in tema, per non perdervi nulla, vi rimando anche al nostro canale Telegram, Formula Italian Team Official Channel, per non perdervi veramente nemmeno una staccata, nemmeno una piccola notizia per quanto concerne i nostri campionati. Alle mie spalle state vedendo insomma un estratto dalla live per quanto riguarda il Gran Premio della Master League in Spagna, una Master che anche in quel circuito ha regalato una gara più che emozionante, abbastanza lineare, ma soprattutto ci ha regalato la sfida, diciamo, tra i due che si stanno giocando e forse si andranno a giocare fino alla fine questo mondiale, ossia Fab e Smokeman, con forse sì Magic terzo, ma un po' arrancante, tra virgolette frenato, nella prima parte di gara da Dovi Power, lo stesso Dovi Power che da oggi e probabilmente anche nei prossimi Gran Premi non vedremo a causa di motivi personali di trasferimento. Mentre nelle retrovie c'era assolutamente da segnalare l'ottima prestazione di Crono numero 1 finalmente ad una gara su un circuito molto tecnico che ha esaltato probabilmente le sue doti. Dicevamo della sfida per i primi due e c'è stato l'ennesimo, diciamo, sorpasso in classifica mondiale. Prima avevamo Smoke davanti a tutto, Fab dopo la vittoria in Cina e in Azerbaijan si era preso la posizione, adesso con la vittoria in Spagna si è ripreso la vetta per 4 punti, per 4 lunghezze, proprio sullo stesso Fab, il qui presente, possiamo dire Smokeman, qui presente inquadrato, qui presente visto dalle immagini in sovrimpressione. Ma è dunque il momento di calarci nel clima Monte Carlo e andiamo quindi on board con l'Alfa Romeo Sauber del buon Marco Gano, con un giro interpretazione proprio del circuito monegasco. Ciao amici di Formula Italian Team, oggi siamo qui a Monaco e faremo un giro in questo bellissimo circuito storico a bordo della nostra Sauber Alfa Romeo. Iniziamo subito, apriamo il DRS e ci accingiamo a effettuare subito curva numero 1, la Santa Devo, terza marcia. Dopo questa meravigliosa e ripida salita ci apprestiamo a percorrere le due curve del casino qua, devono stare veramente stretti evitando chiaramente di sfiorare le barriere. Iniziamo il secondo settore molto lento, soprattutto il tornantino, 40 km orari e prima marcia. Adesso due curve in successione a destra che ci mettono nella curva sotto il tunnel, questa è la curva più veloce di tutto il mondiale di Formula 1. Stacchiamo in discesa, in seconda marcia, chicane il porto, usciamo, arriviamo al tabaccaio, adesso chicane le piscine, la prima full gas, la seconda in quarta marcia. Infine le ultime due curve, la Raskas e l'Antonino Ghez, ci portano a chiudere questo giro impegnativo ma molto affiato nel Principato di Monaco. Un ringraziamento a Marco Gano per questo suo giro interpretazione. Marco, insieme a Saro Prost, militante proprio in Master League con l'Alfa Romeo Sauber, fa impressione rivedere il marchio Alfa Romeo correre su queste strade così come era proprio agli albori della Formula 1. Ma comunque abbiamo parlato di albori, in effetti ci siamo subito introdotti in questo argomento, visto che il Gran Premio sarà lungo andiamo subito quindi a scoprire cosa è successo nell'annata passata con la Master League 2017 e poi il solito giro delle statistiche, tutti i record a cura di Luca Flaminio. Magic in questa gara partirà dal fondo e per una discorso disciplinare. Intanto vedo Nico Fiore. Si è schiantato troppo la chicane del porto. Attenzione! Colpo di scena, il leader del mondiale che si ritrova a partire ultimo nella gara più difficile. Tanto arriva in altro giro veloce da parte di Alberto. 1:10:105, spaventoso Alberto. Assolutamente. Intanto Pittaccio passa in seconda posizione. Stava infatti guardando i suoi intertempi. Criferrari secondo, eccolo là. 1:10:591 il suo tempo, mentre sta arrivando là bandiera a scacchi, un semplice cambio gomme con Nico Fiore, che mette gomme da bagnato, sbagliato. Metterle chiaramente non è una cosa fatta scientemente, ecco. Tanto Nico è box ancora, vediamo se i meccanici Red Bull si svegliano. Nico ancora è box, cambio dell'ala, cambio anche delle gomme, stavolta super soft. Alberto ha bucato l'anteriore sinistra. Attenzione, colpo di scena, alettone cambiato e super soft per lui, ha perso però parecchio. Attenzione, ha bucato Fed, attenzione. Se ne ha bucato Fed, ha scontato ed ecco qui, ed ecco qui il sorpasso di Matteo Pittaccio. Preparatevi perché saranno 10 giri da vivere, quindi attenzione qua, vicino al muro, attenzione, vediamo ancora all'esterno Matteo Pittaccio, leggero contatto,
mamma mia, leggero contatto, ma attenzione perché non è finita, vediamo se tenta qualcosa al tornadino del Grand Hotel, che è un punto evidentemente impossibile. Attenzione, attraverso, attraverso, e Matteo Pitaccio che si fila, Matteo Pitaccio che si fila e si prende la prima posizione. Matteo Pitaccio vince il Gran Premio di Monte Carlo, categoria Master League. La leggenda fatta circuito. Se chiedete a qualunque pilota in giro per il mondo se c'è un circuito nella quale desiderano passare per primi sotto la bandiera a scacchi, di certo vi risponderanno che una delle loro più grandi sfide sarebbe vincere a Monaco, uno dei circuiti più belli di questo campionato, ma anche più ostici per i piloti, che devono mantenere una concentrazione altissima lungo i 3337 metri del circuito monegasco, da percorrere per ben 78 volte nell'arco della gara. È il circuito più corto dell'intero campionato di Formula 1 e sulla quale si snodano 19 curve, dai nomi iconici come Santa Devota, Massenet, Lo e chi più ne ha più ne metta. 7 Gran Premi corsi su questo tracciato, un circuito che non è mai mancato all'interno della Master League, infatti dal 2011 non si è mai saltato neanche un appuntamento. Il podio dello scorso anno con la prima e unica vittoria in Master League di Matteo Pitaccio, che fece un capolavoro al Portier per passare Cri Ferrari, che fino a quel momento era leader della gara, una sbavatura che però gli costò carissimo, ma arrivò comunque in seconda posizione, mentre a prendersi il terzo gradino del podio fu Fed a bordo della sua Mercedes. Per quanto riguarda invece le statistiche, 3 vittorie a testa nelle ultime 7 stagioni per Kimi e Sutil, con il primo che trionfò nel 2011, 2013 e 2014, e Sutil che invece vinse nel 2012, 2015 e 2016. Per quanto riguarda invece il numero di pole position, il re in testa a questa classifica è uno solo e si chiama Sutil 69F1. 3 le pole position all'attivo per lui rispettivamente nel 2012, 2013 e 2016. Il giro con queste vetture è diventato davvero corto, quindi do subito la linea a Raffaele allo studio perché i piloti sono già pronti e la gara sta per cominciare. Linea allo studio, un saluto e un abbraccio da F1 Italian Flami, o meglio Luca Flaminio. Ennesimo quindi ringraziamento a tutti i ragazzi che ci hanno aiutato anche nella realizzazione di questa ennesima puntata con questo studio pre-gara. Noi ci vediamo in Canada tra 2 settimane, visto che prossima settimana avremo la pausa con i campionati, ci sarà tuttavia la Formula Open, mi raccomando, alla quale vi rimando. Noi ci vediamo tra pochissimo in pista, vi auguro veramente tantissime emozioni in questo circuito, vi lascio alla voce del buon Luca Flaminio e Enrico Masserini.